E salve gente, benvenuti alla serie di Tenchu 2 Birth Stealth Assassin, Cavalieri Oscuri. Ok, come... Oh, ehi, ah, ecco, non mi partiva. Allora, come già sapete, io di Tenchu 2 ho già completato la storia di Rikimaru. E quindi si va con la storia di Ayame. Quindi, via! Questa è l'età degli stati guerrieri. Il vecchio shogun è caduto e i samurai combattono una guerra senza tregua per vedere sventolare le proprie bandiere sui grandi castelli del Giappone. Lontano dai campi di battaglia, però, una diversa razza di guerrieri agisce invisibile e misteriosa. Nati nell'ombra, sono destinati a morire come ombre. Sono i ninja. Molto, ma me l'aspettavo da una persona cresciuta per diventare un ninja Azuma. Adesso è ora di completare il tuo addestramento. Entra nella mia dimora. Allora, io raga, la prima volta che ci giocai, ma sicuramente l'ho detto anche con la storia di Kimaru, non sapevo dove cavolo fosse la dimora del maestro Sunsai. Infatti qua c'è anche da fare il tutorial con le varie missioni. Quindi, raga, io salterò tutto questo. E come gioco io so già come si gioca, e so che l'ho vinto un sacco di volte. E andrò subito alla dimora del maestro Sunsai, che è da questa parte. Così posso fare già la prova di addestramento, diciamo il test, ecco. Eccomi qua, sono arrivato. Sei pronta, Ayame? Io sono nata pronta. Staremo a vedere. Torna quando avrai imparato a sopravvivere come una ninja. Vabbè, sopravvivere come una ninja. Ok, si parte raga con l'addestramento. Ok, non mi vede. Muori. Poi questo secondo capitolo, raga, posso anche prendere io gli oggetti che come potete vedere dall'inventario dai nemici. Ma comunque dipende anche dai nemici.
vabbè, questo qua chiaramente vuole essere ammazzato. Ok, mi metto un attimo più bene. Ah, ragazzi, Tenchu è stato uno dei miei primi giochi dell'infanzia. Che poi a differenza del primo capitolo, questo qua, diciamo che la storia è leggermente più facile da fare, ecco, rispetto all'uno. Perché, aia, maledizione, aia, perché nell'uno come boss alla fine c'è Lord Mei-Yo, vabbè anche prima di lui c'è Unikage, gli unici due boss validi secondo me del gioco, del primo gioco, mentre qui invece ci sono parecchi boss forti. Che preferisco non elencare al momento. Ecco, quando appariranno li elencherò, ecco. Ok, qua c'è uno in fondo. Che aspettare che il nemico, cioè aspettare il momento giusto per mantenere il nemico, mette anche un po' di ansia, devo dirlo. Wow, che colpo! Ganza bene. Ah, comunque raga, questo Tenchu 2 racconta le origini di Rikimaru e Ayame. Comunque devo dire che Ayame. Oh, un attimo, raga, ritorno subito. Eccomi qua, raga. Che bello. Questo video lo sto facendo tipo alle 7 di mattina. E anche mi sei visto a quest'ora c'è gente che mi disturba. No, aspetta, di andare a questa parte. Che dico che già non basti che non posso fare i video liberamente, ecco, già non bastate questo. Ok, riprendiamo, ormai sono quasi alla fine. Comunque, stavo dicendo che io Ayame nei filmati la trovo molto più vabbè, più bella
della grafica, ecco, ma questo è normale. Ora, se per caso facessero una bella remastered dei primi due capitoli, di questa cosa io ne sarei veramente grato. Vabbè, si spera bene che succeda. Adesso sei un ninja Hayame, ma hai ancora molto da imparare. Wow, fantastico! Cioè, ne sono molto onorata. Vabbè, raga, chiedo scusa un attimo perché sapete, qui può capitare che certi dialoghi vengono tipo un pochino saltati, ecco. Vabbè, colpa del bug del emulatore. Allora, vediamo un po'. Uccisioni furtive 8, normali, visitamenti 0, innocenti, sì, innocenti, che dovevo ammazzare, scusa. Vabbè, gran ninja. Beh, dai, buono. Ok, ragazzi, questo primo episodio di Tenchu 2 con Ayame finisce qui, che poi mi ero anche dimenticato di fare Ayame la volta scorsa, e ci vediamo.